Salve a tutti, eccoci di nuovo insieme per un altro video di informazione. Oggi abbiamo un ospite di Aosta, il professor Stefano Ferrero, è un funzionario regionale presso l'assessorato al turismo della regione autonoma della Val d'Aosta, nonché portavoce e vicepresidente del comitato Ascoltami. È stato anche referente del Tribunale dei diritti del malato della Val d'Aosta dal 2011 al 2013. Buonasera, dottor Ferrero, grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera onorevole, grazie a lei. Allora, diciamo, il nostro invito è dovuto al fatto che lei ci ha anticipato di svolgere appunto questo ruolo molto importante in questo comitato attivo per la raccolta di dati riguardanti le segnalazioni di affetti avversi e soprattutto le testimonianze di persone che hanno vissuto sulla propria pelle tutta la dinamica, queste odissee che si vivono quando si è vittima di questi problemi, di questi danni e non si trovano risposte dal Servizio Sanitario Nazionale. E inoltre so che lei personalmente, lei stessa, ha vissuto un'esperienza simile. Ci vuole raccontare un po'? Certamente, beh, intanto la ringrazio per lo spazio perché in queste diatribe sì vax, no vax, le persone che hanno subito delle reazioni avverse dalla vaccinazione, quindi persone che si erano con fiducia sottoposte alla vaccinazione, sono state un pochettino abbandonate e dimenticate, nel senso che c'è questa specie di scontro calcistico, curva nord e curva sud, però in mezzo ci stiamo noi. E ci stiamo noi come tante altre persone che, una volta fatta la vaccinazione, hanno constatato che a pochi giorni dalla vaccinazione si sono sviluppate una serie di reazioni avverse, in alcuni casi molto serie. Noi stiamo effettuando come comitato Ascoltami adesso una specie di censimento e di raccolta di testimonianze e nella prima fase, siamo ad alcune centinaia di testimonianze, abbiamo rilevato che e sostanzialmente i sintomi sono sintomi che si ripetono, quindi c'è una casistica di sintomi che a pochi giorni dalla somministrazione del vaccino poi vanno a interferire pesantemente sulla vita delle persone e sulla loro qualità della vita e sulla possibilità poi di lavorare e sostanzialmente di avere a livello familiare dei rapporti che sono normali. E Certo. la mia esperienza personale è un'esperienza molto particolare in quanto io sono un malato oncologico. Nel 2016 ho avuto un linfoma che è stato curato prima con una chemioterapia che non ha dato buoni effetti e successivamente con un trapianto di cellule staminali da donatore per appunto cercare di risolvere la questione. Sostanzialmente adesso stavo benone prima della vaccinazione, nel senso che con un immunosoppressore, dato che avevo sviluppato una problematica di rigetto cronico, tenevo sotto controllo la situazione. E il tutto è saltato a pochi giorni dalla vaccinazione. Ho avuto un'impennata infiammatoria incredibile, poi una serie di disturbi che hanno coinvolto anche la vista, ho perso diversi chili. E per un paziente oncologico la perdita di peso è una cosa che crea dei problemi non indifferenti. Per cui la risposta che ho avuto sostanzialmente dai medici è la risposta che hanno avuto un po' tutte le persone che hanno avuto effetti avversi. Non è possibile stabilire una correlazione precisa tra quanto è successo a voi e la vaccinazione. E siamo andati avanti con questa specie di cantilena, tutti quanti, per cui a un certo punto abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa. Ma intanto bisogna dare un sostegno psicologico di condivisione a tutte le persone che hanno avuto questo problema e che non sono le poche decine o le poche centinaia che risultano da quei dati dell'AIFA che poi sono stati, non si capisce bene, comunque anche fonti giornalistiche hanno confermato che hanno fatto dei, quantomeno dei pasticci, chiamiamoli, per usare un eufemismo. Sono decine di migliaia di persone, tra cui ci sono molte persone che non sapevano nemmeno e non mettevano in correlazione
i loro sintomi e i loro problemi che si sono manifestati a pochi giorni dal vaccino. Quindi c'è la necessità effettivamente di sensibilizzare la politica e l'opinione pubblica su questa situazione, perché è una situazione che deve essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale, che ha chiesto un atto di fiducia ai cittadini nel momento in cui ci ha fatto vaccinare, ci hanno fatto firmare un consenso che io chiamo consenso disinformato, perché non aveva le caratteristiche di un consenso informato, quella cosa che ci hanno fatto firmare. È chiaro che è stato un atto di fiducia, è stato un atto di fede che ci hanno chiesto, però adesso non possono abbandonare, perché si sapeva benissimo che questi vaccini, io non voglio utilizzare il termine sieri sperimentali, perché poi so che genererebbe tutta una serie di questioni, chiamiamoli tra virgolette vaccini, insomma, non erano arrivati alla fine della loro regolare sperimentazione procedimentale. E quindi ovvio che c'erano tutta una serie di effetti avversi sui quali c'era un punto interrogativo. Ecco, adesso bisogna prendere coscienza che questi problemi ci sono, anche perché nel momento in cui il momento arriverà, le persone sapessero effettivamente dell'entità e della dinamica di questi effetti collaterali, la campagna vaccinale sarebbe pregiudicata completamente. Quindi anche nell'interesse di chi difende la campagna vaccinale fare chiarezza su questa questione e ovviamente soprattutto riconoscere un'esenzione a coloro che hanno subito degli effetti avversi dalla vaccinazione, perché ancora prima del rimborso dei danni, qui si tratta di curare le persone. Noi abbiamo bisogno di medici che vengano messi nelle condizioni e non derisi o scartati perché prendono in carico dei pazienti che hanno degli effetti avversi dalla vaccinazione, perché qui c'è una caccia alle streghe nei confronti dei pochi medici che danno la disponibilità. Anche di questo bisogna dare atto, e io non mi metto nei panni dei medici che fino adesso hanno subito questa specie di comportamento omertoso o comunque vagamente minaccioso da parte di qualcuno o dei loro colleghi. Però da questo punto di vista, ecco, ci deve essere un po' di onestà intellettuale. Certo, lei quindi ci dipinge un quadro estremamente grave, che conferma peraltro le informazioni che io già conosco da tanto tempo, ovvero il fatto che i vaccinati, coloro che vanno a prestarsi per questa somministrazione, non vengono affatto informati degli effetti avversi potenziali, anche già noti, oltre ovviamente a quelli non noti, perché non si potrebbero dire, da parte dei medici vaccinatori. E questo già è un aspetto che rende nullo il consenso, perché se il consenso non è libero e informato, diventa un atto nullo. Ricordiamocelo, perché a fronte di questo consenso nullo, il vaccinatore è responsabile per i danni che subisce eventualmente chi si sottopone alla vaccinazione. Non solo, il fatto che venga sottoposto a vaccinazione anche chi ha delle precondizioni, delle condizioni cliniche che sconsiglierebbero, addirittura controindicherebbero questi farmaci, è un'altra fonte di responsabilità dei vaccinatori, i quali sarebbero tenuti ad effettuare come minimo una anamnesi accurata della persona, cosa che non si riduce affatto nella compilazione del moduletto che danno con le crocette che la persona interessata è invitata a riempire e che non viene neanche guardato di solito. Ed infine c'è un aspetto ancora in più che è emerso, diciamo, recentemente grazie al lavoro di avvocati come l'avvocato Holzhausen di Bolzano, che ha scoperto come nell'autorizzazione all'uso di emergenza, che ricordiamolo ancora una volta non è un'approvazione di questi farmaci ma un'autorizzazione condizionata, quindi sottoposta a stringenti condizioni, altrimenti la distribuzione e la somministrazione di questi farmaci è illegittima, fra queste condizioni c'è la necessità di una prescrizione medica. A fronte di questa condizione, il nostro paese, il nostro governo, il nostro ministero, l'AIFA,
e tutte le ASL competenti hanno omesso di informare e di richiedere ai medici, ai responsabili della campagna vaccinale, di munirsi, di chiedere ai soggetti da vaccinare di avere una prescrizione medica, perché ovviamente questo avrebbe comportato un'assunzione di responsabilità da parte del medico che compilava la prescrizione, che a fronte degli evidenti rischi, la cui probabilità non è così infinitesimale come raccontano, non sarebbero stati disposti a firmarle queste prescrizioni. E quindi già hanno messo l'immunità penale per i vaccinatori proprio per vincere le resistenze di quegli scrupolosi informati rispetto al fatto che potevano anche incorrere in responsabilità penali. Ma hanno schermato in maniera tra l'altro illegittima, con una violazione di legge vera e propria, tutti i medici coinvolti in questo processo, non richiedendo loro di redigere proprio una prescrizione. In tutto questo, chi si ritrova responsabile per tutto sono i cittadini, solo ed esclusivamente, i quali, come lei ha ben spiegato, nel momento in cui poi abbiano veramente dei danni, dei problemi di salute e si recano al pronto soccorso o dal medico, si sentono dire: lei è isterico, lei legge troppi giornali, legge troppe cose su internet, troppe scemenze novax, e gli dà un ansiolitico. Si vedono dare un ansiolitico per calmarsi, perché attribuiscono tutti a problemi psichiatrici, psichici, tipo dei pazzi. E solo dopo vari accessi ai pronto soccorso, varie visite, vari esami, tutti pagati di propria tasca dalle vittime di questi farmaci, si giunge infine all'accertamento dei danni effettivi subiti e spesso anche alla effettiva dichiarazione di correlazione con il cosiddetto vaccino. Cosiddetto perché ricordiamo che la definizione di vaccino, prima che fosse cambiata ad hoc ad inizio 2021, prevedeva che per essere vaccino il farmaco dovesse essere in grado di conferire una protezione immunitaria permanente, non temporanea, permanente, che proteggesse dall'infezione, quindi dal contagio, e che rendesse il soggetto non suscettibile di infettarsi e soprattutto di contagiare altri soggetti. Cosa che questi farmaci non assicurano affatto, e che infatti non viene nemmeno indicata nelle indicazioni del prodotto dagli stessi produttori, i quali dichiarano che questi farmaci servono a prevenire la malattia da Covid-19, che è cosa diversa che dire che servono a proteggere dal contagio e dall'infezione da SARS-CoV-2. Bene. Quindi, a fronte di tutto questo, ci sono, come ha detto lei molto bene, migliaia, decine di migliaia in Italia, ma centinaia di migliaia, se non milioni di persone in Europa, che stanno vivendo situazioni drammatiche. Molti hanno delle invalidità permanenti, molti hanno dei danni fisici di lunga e complessa risoluzione, altri non guariscono e anzi muoiono. E continuare a tacere questa realtà, questa terribile verità, è una delle colpe più gravi di tutto il sistema e delle istituzioni nazionali, che io mi auguro presto siano chiamate a rispondere anche di questo. Quindi, niente, io sono assolutamente felice che esistano associazioni come la vostra, e naturalmente il mio sostegno, il mio applauso alla vostra attività è totale e veramente grandissimo, perché sono realtà che danno quel supporto, quell'aiuto e quella speranza a molte persone che altrimenti veramente si sentirebbero completamente abbandonate. E quindi è importante che continuino ad esistere e a lavorare. Da parte mia, come lei sa, c'è la massima disponibilità per qualsiasi tipo di collaborazione potesse esservi utile, e chiaramente se avete ulteriori testimonianze, ulteriori dichiarazioni che volete fare, volete rendere pubbliche,
sono qui per consentirvi di dare voce a queste istanze. Ora le chiedo solo se ha qualcos'altro da aggiungere, qualcos'altro che vuole dirci. Ma direi che il riepilogo che ha fatto lei diciamo, è completo di tutto. Io niente, ringrazio l'opportunità che ci ha dato, le auguro veramente di poter continuare a fare il lavoro che sta facendo attualmente. La nostra è un'associazione senza scopo di lucro. Io mi permetto di ricordare il sito comitatoascoltamitutoattaccato.it. Potete contattarci, venite presi in carico, facciamo tutto il possibile, facciamo un'assistenza. Adesso stiamo creando anche una rete di medici e sostanzialmente, dato che nel comitato direttivo, questa è una cosa un po' particolare che ci tengo a dire, sostanzialmente siamo tutti danneggiati. E per quanto riguarda anche le cure, che sono cure nuove. Che sono cure che devono essere piano piano collaudate, sostanzialmente stiamo facendo noi da cavie. Quindi, dato che abbiamo un po' tutti i sintomi, da quelli neurologici ad altri tipi di sintomi e di problemi, stiamo facendo una specie di autosperimentazione su di noi per trovare poi delle soluzioni, che sono delle soluzioni volte quantomeno in questa fase ad alleviare e a sostenere le persone che altrimenti sarebbero, diciamo, completamente abbandonate. Quindi un ringraziamento per lo spazio che dà e per il lavoro che sta facendo, perché è un lavoro essenziale, anche se capisco che è fatto spesso in solitaria. Assolutamente, però le dirò di più. Il lavoro che state facendo di raccolta dei dati in maniera organica, sistematica e anche scientificamente molto fondata, perché so che ci sono dei medici che compilano queste schede e raccolgono tutte queste segnalazioni. Quando avrete diciamo, un quadro, una mole di dati sufficiente, la prego di farmeli avere. Perché sarà mia cura scrivere, di comunicare in maniera formale ed ufficiale, sia a livello di governo nazionale che a livello europeo, questa realtà per sostenere ancora una volta la richiesta di interruzione di questa campagna vaccinale, cosa che io ho già fatto alla Commissione europea, ho chiesto di interrompere questa sperimentazione sulle persone, di sospendere o ritirare l'autorizzazione all'uso di emergenza di questi farmaci proprio alla luce dei gravissimi effetti avversi che si sono manifestati in Italia come in altri paesi con vari decessi e vari casi, come sappiamo bene, di miocarditi, pericarditi, soprattutto in soggetti giovani e giovanissimi. E quindi ho fatto questa richiesta formale, ancora non ho ricevuto risposta. Immagino che come al solito la risposta sarà assolutamente evasiva, però non è ciò non significa che io smetterò di chiedere conto e ragione a chi è responsabile di queste scelte sulla situazione che si è creata e che continua a crearsi, che veramente vede vittime una quantità incredibile di cittadini europei che chiedono adesso di essere davvero ascoltati e aiutati e soprattutto protetti da future lesioni, futuri danni come quelli che avete subito voi e tanti altri. Io la ringrazio davvero ancora e restiamo in contatto naturalmente. Buon lavoro, colgo l'occasione Grazie. per fare i migliori auguri di Buon Natale a lei, ai suoi familiari e a tutti i suoi collaboratori che la prego di salutarmi con grande Grazie, sarà affetto. fatto il regalo di Natale che ci ha fatto e il suo impegno fino adesso, che è un impegno che è libero da pregiudizi, ma è un impegno che si vede che è deciso. Perché finalmente si trova un politico che è informato riguardo alla situazione. Ah, Quindi quello sicuramente. Grazie a voi grazie. ancora e un caro Grazie. saluto e grazie a tutti coloro che hanno visto e seguito questo video. Alla prossima.